1884, insomma, la differenza culturale tra Torino e Napoli era ancora molto marcata, soprattutto nelle persone adulte che quindi avevano vissuto il periodo pre-unità. E anche le differenze poi gastronomiche di conseguenza lo erano, e quindi il gelato, così come lo produceva Domenico Pepino a Napoli, era diverso da come veniva prodotto a Torino. E, aveva una consistenza diversa, diciamo il gelato napoletano di Pepino era più simile a quello che conosciamo oggi, quello che invece avevamo a Torino all'epoca era più simile al sorbetto, questo per sintetizzare molto.